da fare anche tu. Non è che fare, quindi andrà bene. Sì, sì, infatti. Scusami che voglio andare qui, devo portare questi documenti. A un certo punto mi sono reso conto che eravamo governati dalla mafia. In maniera proprio completamente consapevole. E sapevo esattamente che io non volevo finanziare la mafia. E quindi ho provveduto una serie di adempimenti che non sto a dire perché è troppo lungo, affinché il fisco li ho sparisci. Dal 1985 non pago più una linea di tasse, se non quelle. Ovviamente di Bolivar, ecco, che compagnia bella, quelle dirette, quelle dirette. Quindi questo per dire che conosco bene il mio nemico e so dove si può colpire. Lo sapete per esempio che voi potete pagare le tasse in 10 anni? 10 anni da domani nessuno paga più le tasse, realizzando in 10 anni il dovuto della dichiarazione dei redditi. Tanto per dirvi una soluzione, tanto per dirvi una delle possibili soluzioni che domattina possiamo applicare. E ce n'è, io ce n'ho un libro che parla di questo, un libro che parla di questo, e altri 10 più o meno che parlano di argomenti simili. Quindi credetemi che dal 1985 che io ci lavoro, quindi sono 33 anni che in qualche modo rifletto e analizzo e pure non sto parlando con te, e tu mi gesticoli davanti, non mi va bene, ma io non metto in discussione quello che dici, non mi va bene, ti stai zitto, quello che dici, non mi interrompo, no, 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 scusa, allora approvo quello che dici, ma bisogna, ma sei zitto, sto parlando, non ti rispetto. Allora, per concludere e portare avanti un discorso coerente, le soluzioni ci sono, non le conoscete, lì guarda. E nonostante io sia qui da stamattina, ho fatto questo terzo o quarto intervento, non avete capito un cazzo. È così. E io ve lo posso dire a ragione veduta. Per esempio, potete pagare con altri metodi esenti da tasse. Lo sapete che pagando con le cambiali pagare le tasse dopo 5 anni? Qualcuno lo sapeva prima che dicessi questa cosa io. Sapete che significa 5 anni di tasse per far crollare il regime? C'è l'idea di quanto è possibile evitare di pagare e quanto gli costa allo Stato non pagare, non aver pagato le tasse noi? Facciamo crollare il sistema insieme. È già stato fatto. Non è che me lo sto sognando io, come qui teorizzate facciamo cambiare la Costituzione, ma non sapete che cosa bisogna fare per cambiare la Costituzione, quanto tempo ci vuole, quante risorse economiche ci vuole. Vi state facendo delle pippe mentali. Io questo lo dico, l'ho detto anche al Senato, vi state facendo delle pippe mentali. Gli islandesi non ce l'hanno fatti. È chiaro? Quindi prima di cominciare a dettare delle leggi e a formalizzare, bisogna conoscere, bisogna sapere, se no, se non sapete, non avete neanche l'idea. Io ho mio nipote stamattina che è venuto ospite a casa mia, ha 3 anni, non gli posso dire a lui fare una legge costituzionale perché non ha gli elementi, è una mente brillante, ha un cervello a 3 anni che mi mette paura, ma c'ha 3 anni. Quello di cui tu stai parlando sono strategie, il problema sono gli obiettivi. Allora, quando gli obiettivi sono secondari. Il problema è concordare gli obiettivi. Poi le strategie ovviamente andranno analizzate, quelle che stai esponendo tu adesso. Non è attraverso la politica che si cambia il regime, come cazzo ve lo devo dire? Non è attraverso la politica che si cambia il regime. Guarda, io ho fatto parte delle assemblee generali costituenti la Lega, costituenti la Forza Italia, costituente la Rifondazione dei Radicali, che una decina di partiti, uno più testa di cazzo dell'altro, andato a finire nel forziere dei Rossi. Eventi si devono unire, non che si devono soltanto.
che fa? Scusate, ma chi ha parlato? Bisogna unire la gente, bisogna unire la gente. Un movimento, un'associazione, quello che è. Cioè, non mi sa che è se non si uniscono sta mente, chi porta il popolo nei sbagliati? Andrei, questo è il problema. Monetaristi, costituzionalisti devono lavorare per il progetto per la l'Italia. Vero o no? Cosa posso fare io? Posso fare anche a quello che mettere in mente? La soluzione è solo finanziaria. Ho finito. Allora, possiamo andare a pranzare. L'ultima cosa. E finisco. Basta ritirare i soldi dal manico. Razzo di valere l'altro. Basta ritirare i soldi dalle banche. Basta che tu c'hai il conto. Questo è parte del danno. Cazzo, so niente. Io non mi mille un mese e metto sotto al mattino. Io li conosco bene. Li metti sotto al mattino. Io li conosco bene. Posizione di principio, lo devi dire, perché che lo fai tu, lo faccio io, lo fa lui, lo facciamo in 50, ma qui ci vuole un popolo che la deve fare. Come vi presento? Quando hai capito il ricordo? Non sapendo di che cosa si parla, l'hai scritto io. Sì. Sì. Ah, tu hai tu il libro. Sì. No, sono a decina, no. Veramente l'ho scritto, non una. Però mi fanno vedere qualche libro mio. Vabbè, facciamo un cambio poi sentiamo. Il tuo nome ce l'ha. Sì. No. Credo di sì, mi sembra che lo sia. Poi ci teniamo. Comunque. Non è che si vuole cambiare la Costituzione per la prossima, ho cercato di no, ma non è riferito a te, non è riferito a nessuno in particolare, in generale, questo, ho partecipato alla decina delle assemblee fondatrici, è sempre le stesse cazzate, basta, non ce la faccio più. Le assemblee, infatti l'ho detto pure a quell'altro, guarda che queste assemblee non servono, che noi dobbiamo avere un soggetto come riferimento, perché tu quando propagare c'è senza nessuna offesa, ho fondato pure il Partito dei Democratici Diretti, e io dopo 10 anni... Nella vita, adesso sono pensionato. Beh, una volta ero libero pensatore, adesso sono libero pensatore pensionato. Contributo per la contributo della mia, vedi qua che dire. Vedi, il discorso dell'assemblea è giustificativo per arrivare a battere il sistema, se lo gli